Allora, accade questo. Fedez e Luis creano un podcast subito molto seguito che si chiama Muschio Selvaggio. Tra gli ospiti delle prime puntate invitano pure Mauro Biglino, che ovviamente durante l'episodio spara un po' delle sue biglinate. Così una parte della comunità di divulgatori scientifici italiani alza il ditino e chiede a Fedez e Luis responsabilità di portare un contraddittorio e fare debunking. Io rido moltissimo e così arriviamo a questo Daily Cogito e ci divertiamo insieme come sempre. Dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Salve a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono sempre Rick e quest'oggi parliamo di responsabilità nei confronti del pubblico. Sì, perché vedete, Fedez e Luis sono stati da più parte accusati, a mio parere ingiustamente, di essere degli irresponsabili perché hanno invitato Biglino e hanno quindi divulgato a un vasto pubblico le sue biglinate antiscientifiche. E io credo che di Luis e Fedez possiamo dire tante cose, che sono dei bei ragazzi, degli ornitorinchi, delle mummie, dei goblin, dei simpaticoni e forse anche degli irresponsabili, non so, non li conosco nella vita reale, ma non in questo caso perché, come vedremo, sono stati altamente responsabili, ci piaccia o meno, nei confronti e del loro progetto comunicativo e del loro pubblico. Premessa, io in questo podcast sarò polemico, sì, certamente andrò a toccare la sensibilità di alcune persone, quindi alcuni si incazzeranno. Vi raccomando di fare un bel respiro e ascoltarmi fino alla fine, anche se non siete d'accordo con me, anzi, a maggior ragione. E poi, una volta sentito tutto quello che devo dire, che ha le sue argomentazioni, ne discutiamo fra i commenti, ok? E adesso cominciamo, partendo facendoci una domanda. Ma cosa possiamo pretendere da Muschio Selvaggio? Ragazzi, questo è un podcast creato nella convinzione che per creare un buon contenuto di intrattenimento basti comprare 3-4 microfoni, 2-3 luci belle, e parlare del tutto e del più e del meno e del largo e del basso e del grasso e del piccolo con qualche ospite più o meno interessante, ok? Senza approfondimento, anzi in modo estremamente superficiale, ridendo, fumando in sala, facendo e dicendo ogni cosa. Voglio dire, Fedez ancora sta cercando sul dizionario cosa vuol dire debunking, solo che non sa neanche in che lingua cercarlo. Durante la puntata con Biglino hanno confuso Yahweh con il Tao, dimostrando di aver studiato approfonditamente i suoi argomenti, quindi li conoscono bene. Luis è diventato un comico su YouTube grazie a video in cui parla pochissimo e appena fa un podcast in cui deve parlare un po' di più, diventa, mi dispiace Luis, interessante quanto un vasetto di sottaceti. Hanno invitato Marco Cappato in una puntata, che è un personaggio di cui io stima ed è interessantissimo, e sono riusciti a inabissare pure questo personaggio interessante, rendendolo molto meno interessante. Insomma, Muschio Selvaggio è intrattenimento basso, a volte becero, perché nella stessa puntata si passa dallo squirting alla disobbedienza civile. E attenzione, non è tanto il contenuto in sé per sé, perché si può parlare di squirting in maniera straordinaria e allo stesso modo di disobbedienza civile. No, è il fatto che tutto è trattato senza che ci sia un minimo di approfondimento. Io ascolto podcast di ottimo intrattenimento anche becero a volte. Per esempio Joe Rogan, io lo seguo, io lo apprezzo molto, perché anche se nelle sue puntate a volte si passa da argomenti poetici altissimi alle fogne argomentative più basse, qualunque sia l'argomento, qualunque sia l'ospite, Joe Rogan studia, ovvero legge, ha un team di persone che gli preparano gli argomenti, approfondisce, quindi è tutto molto interessante anche parlando di squirting, mentre in Muschio Selvaggio non c'è un minimo di conoscenza, è tutto lanciato là nell'etere come se bastasse chiacchierare. Se al pubblico piace, ben venga, loro hanno quella responsabilità, ma
ma chiedere a Fedez e Luis di debancare Biglino, di fare contraddittorio oppure di discostarsi per palese antiscientificità è come se Mike Tyson chiedesse a Brock Lesnar di smascherare il wrestling e sulla base della competenza agonistica della box dicesse «tu devi dire che il wrestling è finzione». Ma certo che è finzione, solo che si tratta di due contesti totalmente diversi. Da un lato hai il wrestling, ovvero intrattenimento, finzione, teatro, divertimento, dall'altro hai la box, sport, agonismo, competizione. E peraltro anche Mike Tyson poi è andato a fare un po' di wrestling per raccimolare un po' di danaro. La responsabilità del wrestler non è quella di contendersi il titolo in maniera agonisticamente eccitante con dei grandi campioni, no, è quello di intrattenere, ovvero la responsabilità non è mai assoluta, la responsabilità è sempre un concetto relativo al contesto. Questo è il motivo per cui io, in quell'ormai famoso dissing con Marco Montemagno dello scorso dicembre, io ho difeso Montemagno quando ha invitato al suo format Quattro Chiacchiere Claudio Messora. Sapete perché l'ho difeso pubblicamente? Perché Messora, che ci piaccia o meno, e a me Messora non piace, anzi, credo che faccia un cattivo lavoro, disinformazione e tutto quanto, Messora però è un comunicatore e Montemagno lo ha invitato in quel contesto da comunicatore e non puoi aspettarti che Marco Montemagno faccia debunking scientifico in quel format, non te lo puoi aspettare. A chi mi ha accusato è due pesi due misure, io per esempio sul discorso Galimberti non ho mai contestato Montemagno di aver invitato Galimberti, non gli ho mai detto non dovresti invitarlo, io ho fatto delle critiche poi a Galimberti in quel contesto, ok, quindi è un altro discorso, ma torniamo a noi, non facciamo troppi frizzi e lazzi. Così come Montemagno invita Messora perché il suo pubblico vuole un comunicatore e perché il suo progetto è legato alla comunicazione e che ci piaccia o meno, Claudio Messora è un comunicatore che ha avuto successo nella diffusione di un certo tipo di contenuto, e poi dobbiamo fare delle considerazioni sul contenuto che però esulano da questo contesto, allo stesso modo Fedez e Luis invitano Mauro Biglino. Sapete perché? Non perché è un diffusore di tesi antiscientifiche, no, perché è un narratore divertente. Io stesso lo ammetto, ma l'ho già detto nel podcast che ho dedicato a Biglino qualche mese fa, circa un annetto fa, recuperatelo, lo metto sotto in descrizione, io stesso ho guardato un sacco di video di Biglino e lo ritengo un narratore fantastico, cioè lui quando parla, strega, è un ottimo narratore orale e anche i suoi scritti, io ho letto qualcosa, devo dire che sono molto divertenti e ovviamente qui se si prende in questo modo bene altrimenti fa danni, ma è un altro discorso. La responsabilità di Fedez e Luis è inerente, il loro progetto è come abbiamo detto, basta sentire le puntate, adesso ne è venuta fuori una con Vittorio Feltri, ho paura a sentirla, la responsabilità è inerente il loro progetto, se il loro progetto è quel tipo di intrattenimento, sono coerenti, e la responsabilità è nei confronti del pubblico che cerca queste cose e loro gliele danno. E la loro responsabilità si ferma laddove si ferma il loro livello intellettuale. Ma cosa volete? Che Fedez e Luis chiamino degli ebraisti? Ma voi che avete criticato Biglino da Fedez e Luis, tiratemi fuori un ebraista. E non sto parlando di gente che magari studia queste cose. Io ho conosciuto dei nomi di ebraisti, ma solo perché mi sono informato su Biglino. Ma chi non è informato su Biglino, su queste cose qua, sono certo che non sappia tirar fuori neanche un nome di bravo ebraista. Quindi, le possibilità sono due. Di fronte a chi col ditino alzato ha detto Fedez e Luis, irresponsabili, dovevate invitare qualcuno di contraddittorio oppure dovevate dire che tutte queste sono finzioni, le possibilità sono due. O da un lato stiamo cercando di impedire agli ignoranti di produrre podcast e quindi, visto che Luis e Fedez hanno un livello intellettuale che lì arriva, allora non possono produrre podcast, che è ovviamente una cosa idiota da pensare, oppure vogliamo dire loro cosa fare con la loro visibilità, cioè Fedez e Luis hanno tanta gente che li segue quindi hanno una responsabilità e in questo modo ci dimostriamo a nostra volta molto molto ignoranti, perché cacchio, se Fedez e Luis non facessero i Fedez e Luis non avrebbero quel pubblico, ma veramente, cioè nel senso, sono due pensieri completamente fuori di testa, fuori di testa. Ma c'è di più, la tana del bianconiglio qui
si allarga enormemente davanti a noi, perché se noi ci fermassimo a questo livello dell'analisi dovremmo concludere dicendo che i ditini alzati, quelli che hanno detto irresponsabili, sono semplicemente affetti dal mito di Sisifo. Cioè Sisifo è quel mito secondo cui un uomo prende un masso e vuole portare il masso fino in cima alla montagna, ma a un certo punto inevitabilmente la forza di gravità, la sua fatica e i suoi limiti biologici porteranno il masso a tornare indietro, lui lo lascerà andare, quindi tornerà giù e riporterà su. Quindi potremmo farci un'idea sbagliata, quelli che stanno facendo il ditino alzato in realtà sono come Sisifo, hanno voglia di portare a termine un grande compito e invece sono sconfitti dal mondo bruto. E invece no, non è affatto così, così sarebbe troppo nobile e vogliamo fare dei passettini in più. Il motivo per cui Biglino ha così tanto seguito ha radici infatti molto più profonde. Il motivo per cui in Italia non c'è grande stima della conoscenza scientifica in realtà è una buona responsabilità di chi dovrebbe fare comunicazione scientifica. E invece poi si perde in queste chiacchierette perché vedete, in Italia, quando si parla di terra piatta o di paleoastronautica, tutti si buttano a capofitto come mosche intorno alla merda. E la terra piatta sapete che cos'è? La paleoastronautica è una delle tesi portate avanti da Biglino, cioè l'idea secondo cui in tempi antichi degli alieni astronauti siano venuti qui sulla Terra e abbiano fatto degli esperimenti di eugenetica per produrre l'umanità, le cellule con i mitocondri e chi più ne ha più ne metta, ok? Quindi c'è questa idea che capite bene, cioè Philip K. Dick, levate, scusatemi, piccola parentesi, la gente che va con il ditino alzato e dice ah no, Biglino da Fedez e Luis non va bene, potrebbe venire da me e dire la stessa roba della Philip K. Wick, Rick sei responsabile, non devi tu diffondere le tesi di Philip K. Dick perché era peggio di Biglino, ok? Fantastico, vabbè, comunque... Dicevo, in Italia quando si parla di terra piatta e paleoastronautica tutti si buttano. Quando invece emergono i veri problemi, tutti stanno zitti. Ora, io non voglio rimescolare, riportare alla luce scheletri, ma in realtà sì. Vi ricordate il caso AIRC? Il caso in cui una grande associazione che si occupa di ricerca sul cancro, acquisendo finanziamenti e redistribuendo finanziamenti, ha detto di no ai finanziamenti di un autore satirico, migliaia di euro provenienti da un autore di satira religiosa, perché all'interno dell'AIRC ci sono delle compagini cattoliche molto forti? Ecco, quello per me era un grosso problema e ne ho parlato in maniera, spero, insomma, interessante. Ho fatto emergere, e non solo io ma tanti altri, ma ho fatto emergere questo problema, che è un problema concreto, perché come detto in quel podcast e nel video che ho fatto, questo denota il fatto che la ricerca scientifica in parte è sotto ostaggio di ideologie e non va bene, ed è una cosa oggettiva che non va bene. Eppure lì, di fronte a un problema concretissimo, tutti sono stati zitti, quelli che dovevano parlare, quelli che facevano ricerca scientifica e divulgazione scientifica. E anzi, chi denuncia, chi ne ha parlato, è stato preso per avvelenatore di pozzi. Io stesso sono stato veramente preso a male parole, ovviamente non pubblicamente, sono stati pochissimi quelli, anzi nessuno è riuscito a confutare pubblicamente quello che io ho detto. Tutti zitti zitti nelle varie chat fra di loro, alcuni dicendo anche che dovevo chiedere scusa in realtà sia all'AIRC che ai divulgatori scientifici, che io ho tacciato di un po' di democristianità. E io... quelle cose non solo chiedo scusa, ma le ripeto a gran voce. Vedete, di fronte alla possibilità di parlare di paleoastronautica e terrapiattismo, oppure dell'ingerenza cattolica religiosa in ambiti come quelli della ricerca scientifica, la riflessione del divulgatore scientifico molto spesso funziona così. Allora, vediamo. Da un lato abbiamo la terra piatta. Un argomento che crea minima controversia e massime visualizzazioni. Di questo parliamo di sicuro. Dall'altro lato abbiamo il caso, appunto, quello lì della ricerca scientifica. Beh, questo è un caso che porta massima controversia, quindi un sacco di polemiche, e minime visualizzazioni, quindi no, di questo non parlo. Ecco, attaccare Biglino, ovviamente con il plus del fatto di avere in mezzo anche Luis e Fedez, significa... 1. Rafforzare l'immagine di sé per la community. Cioè significa che io, divulgatore, mostro alla mia community che, cavolo,
guardate quanto figo sono a smantellare le tesi di questo qua. Ok, quindi rafforzamento dell'immagine di fronte alla propria community, che è comprensibilissimo, eh. Non è molto interessante come se io ad ogni video dicessi, ah, vedete, chi studia filosofia ne sa di più degli altri, quando invece ho sempre detto il contrario, io vabbè, però è un altro discorso. Secondo, dare, concedere, offrire un po' di superiorità morale a quelli che la pensano come me rispetto a quelli che non la pensano come me. E questo lo sappiamo bene, è un meccanismo che vende, che funziona da sempre, anche qui non demonizzo. È poco interessante perché se io volessi veramente fare i soldi, volessi veramente fare le visualizzazioni, comincerei a fare un po' come non so, come Fusaro, che fondamentalmente fra le righe dice che chi fa filosofia capisce di più degli economisti, dei fisici, dei chimici, degli scienziati. Se io cominciassi a dire queste cose, fidatevi, nell'arco di 2 anni avrei una montagna di visualizzazioni, verrei invitato ad ogni festival, e invece no, sono stronzo, dico addirittura che la gente non dovrebbe studiare filosofia, ma chimica, fisica, biologia, e poi coltivarsi la filosofia per i cavoli suoi, e quindi diciamo che non ho ben capito questi meccanismi. Significa anche, e questi sono 2 aspetti importanti, ammettere implicitamente la credibilità, in questo caso di Biglino. Cioè, in un meccanismo perverso si rafforza la visione di Biglino che nutre chi lo segue già. Perché? Perché in realtà, ora, tutti quanti cominciano a parlare di Biglino, chi è già affiliato a Biglino si convince ancora di più che Biglino ha ragione, ok? E questo è interessante come meccanismo. E dall'altra parte, facendo tutto questo, non si muove una sola foglia cercando di sembrare il salvatore della patria, ma in realtà non portando nessun contenuto veramente utile e dimenticandosi quelli che sono i veri, veri problemi. Ok? Fatto questo quadro, capiamo che il dipinto del mito di Sisifo non si accosta bene a questo tipo di atteggiamento. Ora facciamo un passo ulteriore. Qualcuno che crede acriticamente a Biglino, qualcuno che si beve ogni biglinata, ha problemi molto più gravi rispetto a Biglino. Cioè, Biglino è soltanto una conseguenza, è un sintomo di una cosa molto più profonda, e sicuramente non lo guarisci con un video. Ora, voler guarire un biglinomane con un video divulgativo che smonta le tesi di Biglino è come voler guarire un tossico dipendente mostrandogli Winnie the Pooh. Il problema di quel tossico sta a monte, sta molto prima, è molto più profondo, molto di più. Ma fosse questo il problema, l'esistenza di questi biglinomani non è neanche la vera questione, perché io, guardate che da ascoltatore, adesso ormai non più, però anni fa ho ascoltato Biglino, ho seguito varie cose, ripeto, mi ci sono pure appassionato perché era divertente, lo ascoltavo come se stessi leggendo un romanzo di Dick, appunto. Sono delle tesi interessanti, sbagliate, ma interessanti e divertenti. Io ho passato del tempo all'interno di forum dedicati a Biglino, e io vi posso assicurare che il numero di persone che bevono tutto quello che dice Biglino è una minima parte rispetto a quelli che lo seguono, ok? Certo, poi quelli che lo seguono in modo acritico sono più rumorosi, sono quelli che sotto ogni video, ogni post vanno e sbraitano, ma questo accade con ogni community, accade con Montemagno, accade anche con Rick Dufer, ci sono le persone che prendono acriticamente tutto quello che dico come oro colato, male, 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 non fatelo, e che poi sono quelli che fanno più rumore. È naturale, è un meccanismo naturale. Sulla base di quel rumore io faccio passare che in realtà il biglinismo è un vero problema. No, la paleoastronautica, così come il terrapiattismo, non è un problema. Al massimo è un sintomo che è divertente discutere. E quindi, fatte tutte queste che sono un po' premesse e un po' argomentazioni, vorrei dire grazie. Grazie a Fedez e a Luis, perché grazie a loro una grande problematica viene smascherata in modi molteplici. La prima maschera che viene via è che siamo tutti qui per le visualizzazioni. Biglino te ne fa fare, Lyrc no. E basta vedere i numeri dei miei video quando ho parlato di quella questione, e basterà guardare invece quando ho parlato di Biglino o anche questo podcast, che sicuramente farà più visualizzazioni rispetto a quei contenuti. Non c'è alcun dubbio. E siamo tutti qua per le visualizzazioni significa che non c'è nessuno che sta lì a salvare il mondo su YouTube. E il mondo non lo salverai con un canale YouTube, perché il canale YouTube lo fai come vetrina, come
spazio per le views. E va bene così, va bene così. Però dobbiamo essere onesti, dobbiamo guardarci in faccia e dircelo. Io faccio video su Biglino, io sto facendo questo podcast su Biglino perché so che questa cosa avrà seguito. Punto, stop. Poi in mezzo riesco a dirci delle cose interessanti. Bene, per fortuna, altrimenti il pubblico mi abbandonerebbe. Però non sono qua a salvare il mondo, a salvare, oddio, voglio salvare quelli che credono a Biglino. Ma dai, ma cosa stiamo dicendo? Al massimo, con YouTube, con i podcast, ogni tanto possiamo riuscire a parlare di qualche problema concreto di cui nessuno parla, ok? Però poi lì casca il palco perché, meccanismo di prima, massima problematica, massima polemica, massima controversia, minime visualizzazioni. E invece questo molto spesso non funziona. Ora, piano, voglio anche dire un'altra cosa importante. Io non sto dicendo che quindi la divulgazione online sia tutto inutile. Sto dicendo altre due cose. Uno, il pubblico in realtà sa quello che vuole guardare. E se guarda Luis lo guarda con un obiettivo, e se guarda Rick Dufer lo guarda con un altro obiettivo, e la sua opinione se la farà ascoltandoci entrambi, ok? E questo è importante da capire. Io lo so che il narcisismo di ogni youtuber, ogni creatore di contenuti è quello di dire il mio pubblico segue solo me, ma non è vero, non è vero. Ogni utente su YouTube segue come minimo una dozzina di canali, molti di più spesso, ed è da quel mucchio selvaggio che deriverà la loro opinione, la sua opinione. E quindi io posso soltanto dare un pezzettino, e la mia responsabilità è quello di stare coerente con me stesso, ok? E non alzare il ditino e dire agli altri cosa devono fare. Quindi io non sto dicendo che sia tutto inutile, bisogna fare bene il proprio lavoro, però ogni tanto bisognerebbe anche parlare delle cose concrete e ricordarsi che quando parliamo di Biglino e Paleoastronautica stiamo facendo intrattenimento esattamente come quello che fa Biglino. Si spera di maggior qualità dal punto di vista contenutistico, ma è un altro discorso. Io però quello che sto dicendo veramente è che le cose veramente utili creano controversia. E voglio concludere facendovi tre esempi che mi hanno visto protagonista negli ultimi mesi. Quando si è scatenata la tempesta di Odiare ti costa, il progetto legato a delle persone, via dicendo, io avevo un rapporto di lavoro e anche di amicizia con chi ha creato quel progetto. E io potevo tranquillamente dirmi, sai cosa, non lo so se mi conviene, perché in fin dei conti, appunto, con queste persone c'ho amicizia, c'ho un rapporto lavorativo, e quindi no. E invece no, invece ho scritto l'articolo perché ho detto quello che pensavo e l'ho argomentato nel modo migliore possibile, ok? E il fatto che poi delle persone di fronte alle mie argomentazioni decidono di tagliare i ponti è un altro discorso, cioè per me, a me non è mia responsabilità quella, è una decisione loro, ok? A quel punto lì io ne ho perso tantissimo. Sapete in quanti mi hanno detto nei giorni successivi, te si sta proprio mona, tanto per dirla in veneto, ok? Come dire, sì, sono andato contro i miei interessi. È vero, quella cosa non mi ha portato visualizzazioni, non mi ha portato niente di niente, mi ha portato dei danni, ma io ho detto quello che pensavo. Secondo esempio, le pietre d'inciampo qui nel comune di Schio. Sapete, quando c'è stata quella casa, anche lì metto il podcast sotto in descrizione, quando c'è stato quel momento in cui il comune di mia residenza, Schio, ha rifiutato le pietre d'inciampo per le vittime di Auschwitz e dell'Olocausto, io ho fatto un articolo. Era proprio il periodo quello in cui l'amministrazione comunale mi stava coinvolgendo in alcune cose, alcune conferenze, via dicendo. Io non ho fatto il conto, non mi sono detto, sai, forse è meglio non parlarne, non vado contro l'amministrazione perché altrimenti rischio che mi taglino tutti i ponti. Io no, avevo qualcosa da dire, l'ho scritto di nuovo sul foglio, l'ho detto, stop, basta, sono stato trasparente e onesto con me stesso. E l'ultimo caso è stato AIRC, in cui io ho detto chiaro e tondo quello che penso, in modo onesto, in modo diretto, perché io sono fatto così, e ci sono anche delle persone che consideravo amici che me ne hanno dette di tutti i colori alle spalle. E va bene, quella è una loro reazione di cui io non sono responsabile. Quindi, concludendo tutto questo, io dico riassumo in tre idee. Primo, Fedez e Luis sono stati responsabili, hanno fatto quello che ci si attendeva da loro, ok? Biglino, in muschio selvaggio, ci sta bene, punto. Uno può fare un contenuto cercando di parlare di Biglino in modo negativo e smontandolo,
ma non venga a dire a Luis e Fedez irresponsabili, dovete fare questo, quest'altro, non dovete fare queste cose, perché lì si fa solo il gioco di biglino e ovviamente anche di Fedez e Luis, ok? Seconda cosa, è vero che ogni tanto è bello anche variare, quindi il consiglio che do a Luis e Fedez è di sperimentare un po' di più, quindi magari scoprire che approfondire un po' meglio gli argomenti degli ospiti può portare a un innalzamento del livello contenutistico di Muschio Selvaggio. Terza e ultima cosa, fare polemica è faticoso, essere controversi è faticoso, è rischioso, ma se non lo fanno coloro che si occupano di cultura, chi lo farà mai? E allora non potremo più lamentarci se domani i Muschio Selvaggio saranno 1000 e i Daily Cogito saranno 1. Non potremo lamentarci. Spero di aver messo sul piatto della bilancia un po' di argomenti interessanti. Sono andato molto lungo, ma l'argomento, come avete capito, meritava l'approfondimento. Voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate. Aspetto la discussione, siamo civili e spero che, insomma, ci sia della carne al fuoco da far riflettere o per riflettere. Grazie mille per l'ascolto. Voi condividete la puntata e noi ci risentiamo, come sempre, con l'episodio di domani. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.